il risveglio in quel di Milano per la seconda giornata di Goat League. Eccolo qui, Fabio. Come ti senti? Momento a disagio. Momento a disagio? Cos'è che ti mette più a disagio? Quanto hai speso per il tuo outfit? Partendo dalle mesh, quanto hai speso per le mesh? Allora c'è uno che ha scritto, sempre Gioma Quaresma, che fa: non vedo l'ora di vedere il tuo nuovo look l'anno prossimo. La tua nuova capigliatura. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua con la seconda parte di Goat League, il secondo giorno. Eh sì, seconda giornata di qualificazione, ultima partita del turno di qualificazione. Tra l'altro siete primi con 11 gol fatti, solamente 2 subiti. Siete la squadra che ha il miglior apporto tra gol fatti e gol subiti. Oggi però dovete chiudere in bellezza questo girone per poi arrivare alle semifinali nella maniera migliore possibile. Ma tu come stai? Quali sono le tue vibes prima di questa partita? E soprattutto come sei messo fisicamente, visto che sappiamo che hai avuto un piccolo infortunio? E ce l'hai ancora? Sì, vabbè, sì, ce l'ho ancora, quindi come sempre partirò un po' più piano e poi vedrò quanto posso spingere, mi adatterò. Comunque no, dai, la prima partita almeno possiamo essere più tranquilli visto che siamo già qualificati. Ovviamente cerchiamo comunque di fare bella figura e di vincere. Anche perché arrivando primi al girone affronteremo la seconda dell'altro girone. Eh sì, tra l'altro nell'altro girone c'è ancora tantissima incertezza perché le sorti si possono catapultare da una parte e dall'altra, cioè è bellissimo. E niente, quindi invece a livello fisico, domanda a cui non hai risposto prima, a che percentuale sei? Percentuale direi un 50%. 50? Beh, tanto poco. Ieri per me eri a un 10, quindi dai, 50 di oggi già sarebbe... Io non avevo 10 ieri però. Ok, quindi questo è un problema di valutazione tra me e Fabio. Abbiamo appena finito di mangiare ragazzi, tra poco ti andrai a cambiare, sempre con la tua 6, hai trovato un gol ieri, oggi dovrai implementare il tuo bottino e portare la squadra, i Blancos, in finale insieme a Dose, Dadda, che hanno fatto una partitona incredibile ieri, sia la prima che la seconda, quindi godiamoci lo spettacolo e andiamo dentro negli spogliatoi adesso. Andiamo. Ma state facendo il turnover? Nel senso tu non fai l'ora per noi. Noi siamo puntati. Noi siamo pure, non c'è nessuno, Pata non tieni. Forse quello Brevilino pure che è bravino, forte, ieri privato bene, non tieni. Quindi siamo 6/7 forse. Ma sei con i primi gironi? No, solo dobbiamo vincere contro Trattino per passare. Sì. Vabbè dai, Sergio. No. È vero che si deve sempre giocare. Ogni partita è giocata. Quello sì. Non sono più forte vince. Cioè Real Madrid ha visto comunque la squadra e ha preso qualche gol in assetto. Quindi non si può mai sapere nel calcio chi vincerà. Spero di non beccare noi adesso. Sono in finale, speriamo. Quali sono le tue sensazioni prima di questo incontro? La partita tra l'altro è la più difficile del girone, ma cosa pensi? Sì, è la più difficile, almeno come detto prima c'eravamo un po' la tranquillità di non dover vincere per forza, poi sì, ovviamente vincere è un plus, però non sappiamo alla fine neanche se convengo o no, dipende dall'altro girone. C'è aria di finale. Eccoci qua! C'è aria di primo posto. C'è aria di sfida. Assolutamente! Ma anche di biscotto. Sono lui sente l'aria. C'è aria di giocarsi il primo posto per poi sfidare la seconda. Questa è Blancos contro Red Law. Mamma mia, che pathos! Tra l'altro, solo lui sente l'aria. Noi stiamo morendo letteralmente. No, dai, guarda che si sta preso. Guarda, io mi sono preso mezzo sgianso della secchiata di Faina. Adesso sto bene. Ringraziamo il Pancho, attenzione, Bangal prova ad andare il suo destro, non una telefonata ma un messaggino per Sergei Piccirillo, fa ripartire Fabio Di Mauro, eccolo qua, fantastico Fabio Di Mauro, il numero 6 con in bella vista i quadricipiti, ci pensa su due volte e forse doveva pensarci anche tre Daniel Posso Dadda. Posso spiegare un paio di parole per Di Mauro che non è stato abbastanza incisivo. Valorizzato da noi, ma lo ritengo uno dei giocatori sì, per tecnici. Come giocano i Blanco, Simo, forse uno dei più fondamentali, insieme a Riccardo. Tecnicamente è sicuramente uno dei più forti, oggi ha un nuovo ruolo, infatti sta giocando centrale, ieri giocava da destra ad accentrarsi verso sinistra, però sappiamo che lui gioca a calcio a 5 ed è veramente forte.
però tecnicamente è quello più forte. L'unico problema è che non ha ancora esploso il suo sinistro, che è veramente forte, è un tiro veramente forte. Io vedo è forte. Ma è tanto forte. Forte. È forte. È forte. Fortissimissimo. Fortissimamente forte. Distende la squadra del Masseo, che va dentro con Zacchinho e Sergei. Bravo. In due tempi, grande uscita. Dose. Ma grande azione anche dei Red Lock. Bangal, vediamo, danza sul pallone. Poi però, cosa ha fatto Vaula? Lo attenzione anticipa. A Dada. Dada prova ad andare in mezzo, c'è dall'altra parte proprio Vaula, viene servito. Sì! Oh! Vaula! E attenzione, perché entra il dado per i tre minuti di recupero del primo tempo, che vedono in vantaggio i Blancos contro i Redlock. Ma adesso è il momento di Andrea Hakimi. Attenzione, 3-3, signori! Che spara a salve, spara addosso a Giuliano. Ah, beh, già dall'altra parte. E si gioca l'uno contro uno contro Dose. Se ne va. Tunnel! Ed è calcio di rigore. Attenzione, calcio di rigore. Cosa ha fatto Abe? Albero! C'è cosa diviet... ha fatto Abe? Vediamo Bangal, parte con il suo passo felpato. Davanti a Sergei, che ha subito il gol da Manfredi. Vediamo Bangal. E subisce gol anche da Bangal. Quindi 1-1. Allora però continua l'attacco dei Red Lock. Bangal con Bangal che prova a scambiare con ed eccolo gol! Il re del Mozambico, il re allora, attenzione Bangal e poi eccoci e gol è Citerio! Bangal Citerio, cosa sta facendo Bangal e Citerio? Stockton to Malone piccarolla maestro, dove va? E vanno dentro così. E i Blancos sembrano aver un po' tirato i remi in barca. Occhio al dado, può cambiare occhio tutto al dado. È vero. E però... sono dall'altra parte, attenzione, perché i Blancos è dentro l'area di rigore. Grande uscita di Instakeeper. E quella la posizione, attenzione! E ancora una volta! No, 5. Brutto, era un po' un passaggio. Allora vediamo Vaula, l'autore del gol dell'1-0 per i Blancos. Poi si sono sciolti. Occhio, 10 secondi al termine. 10 secondi al termine, subentra Di Mauro. Poi il pallone di Nidal per Vaula. Vaula! Grande parata di Instakeeper e ora si è materializzato un 2 contro 1. Abe contro Bangal. E sbaglia clamorosamente qua Riccardo Bangal, Dose. Un uomo che parata, riesce a finisce avere... qua. Red Lock 3, Blancos 1. Chiunque ci sarà, non abbiamo paura. Allora Fabio, siete passati come secondi, ma questa volta il girone vi è andato bene perché beccate la squadra che forse ha qualcosina in meno, invece Eternal, la squadra di ZV, affronterà i Red Lock, partita in cui voi avete perso 3-1, l'unica. Sì, come sempre, conviene sempre passare come seconda invece che come prima. È stata una tattica la vostra? Sì, ovviamente. E niente, l'unico problema nostro è che siamo in 7, se non fossimo in 7 io penso che avremmo vinto, così non lo so. Tu come stai? Così così, io sto così così e siamo contati, quindi do per forza tanta tutta. Dai ragazzi, forza Blancos! Raga, fra 10 minuti dobbiamo essere pronti, quindi veloci. Dai. Vuoi più, oh! Dai. Niente! Siamo incazzati tanto. Mille gradini sono stati percorsi da entrambe le squadre, ma adesso ne manca uno, il più importante, per arrivare davanti al portone dell'Olimpo del calcio. Ragazzi, vi presentiamo Blancos contro Orago. C'erano i pantaloni. Il signor Sergei, dopo lo andremo a chiedere anche a Omi, non appena si potrà recuperare tramite una mamma pausa. Mia, tanto Dose. Di Mauro e Dose parlano la stessa lingua, letteralmente. Vediamo ancora il pallone giostrato dalla squadra bianco. Non dalla squadra, dal giocatore che è l'MVP dei Blancos. Intanto Di Mauro, ancora lui, con lo slip, prova ad andare per Vaula, l'autore del gol nella partita precedente. Gran partita solida per il numero 2 dei Blancos. CR7 allarga per Di Mauro, colpo di tacco. No. Intanto la temperatura, devo dire, che è perfetta per giocare a pallone. E intanto Di Mauro!
Di Mauro ci sta provando dall'inizio del torneo, non ha ancora trovato lo spazio per mettere il suo mancino, ma perché gioca molto per la squadra a differenza di altri tipo Nidal. E intanto Di Mauro che sta un po' cercando la sua posizione ideale, l'abbiamo visto in mezzo, l'abbiamo visto laterale a sinistra, a destra, però sappiamo che le qualità sono importanti. Intanto Datta, poi Di Mauro nell'air-up. Cosa mi hanno messo nell'air-up, ragazzi? Vabbè, però non è una cosa brutta. Non è una gaffa, dai. No. Questa è una cosa che dovete concedere dopo 25 ore di telecron. Come se uno che ha vinto la Coppa Italia, il telecronista dice che è la Champions. Galleria che parli. Ronaldo! Allora, se mi muti e mi fai ridere, poi sei tu che devi prendere in mano le redini della telecronaca. In effetti, attenzione, vediamo Di Mauro con lo slippino. Prova ad entrare dentro l'area di rigore, poi arriva il mancino. Occhio! E occhio allora al Mac! Grazie, attenzione. Occhio al Mac! MC Douglas. Che poi lui basterebbe che se la butta avanti e spinge per terra gli altri. Alla Leao. Rigore presidenziale! Prova ad andare. King Ash va, passo da fuori classe! Ma che ha fatto? Ma che ha fatto? Non ci credo! Ha lanciato anche la scarpa! Tutte e due! Mamma mia! Mamma mia, il re! No, vabbè, King Ash ha sbloccato la partita, l'1-0! E anche per i Blancos, rigore presidenziale! È partito, attenzione, è solo davanti al portiere. Lo scugnizzo apre il piattone, lo scugnizzo di Napoli, Simone Aued Pacello, bravo nel recupero palla, e l'ha fatto e l'ha dimostrato. Vediamo CR7, mette in mezzo, sì. Di Mauro alla Picci, eccolo là con il dado. 3 minuti d'inferno, preparatevi ragazzi a viverli con noi. Il numero è stretto, è l'1 ed è show. Ma facciamo partire il timer, regia, preparatevi a 3 minuti di fuoco. Vediamo CR7, Sergei, provano a salire. Sergei, bravo coi piedi, l'ha dimostrato già. Rientra, gran pallone. CR7! Che azione! Azione, la possibilità per gli Oragon. Passagliela! Il servizio per Nicolas, che perde forse troppo tempo. E poi ancora... Okay, prova Sergei. Ad andare Sergei. Sergei, è uscito il portiere. CR! CR! Ancora Sperandio! Ancora Sperandio! Brian Sant'Ambrogio è durato letteralmente 10 secondi in questo gioco. Prova ad andare Nicolas. Nicolas! Sì. Però un avversario. Poi la grande risposta. Deve uscire il portiere. CR7! CR7! No. Non ha servito Sergei! No, è ora no, scontro tra i due numeri uno. Con Sergei, spalla alla porta. Riesce a servire ancora CR7. Con il mancino! No, non ci credo! La mette dentro! Incredibile! Ma che cosa ha fatto? Gol pazzesco! Attenzione! Minardi per McDouglas! McDouglas! Niente, niente. Che è sopra di un gol e sta sognando la finale di questa Got League. Attenzione, vediamo. Ok, Nidal. Nidal, Nidal, 5 stelle. Sì, poi chiudiamo. Ancora Nidal con il mancino! Nidal! Lì nell'angolo. Ah, Di Mauro, ti dico la verità. Di Marco, questo... secondo me va a battere il calcio d'angolo perché ci sono due ragazze lì sedute di fianco, non peraltro. Di Mauro e Di Marco, secondo te? Parte il cross CR7, non tocca le vette di Juve Sampdoria 2.80, ma quasi. È data possibilità dentro l'area di rigore, sta tormentando perché lì c'è Betz. Mamma mia, è Betz cresciuto che è tantissimo il Betz. Occhio a Di Marco, detto Di Mauro. Di Mauro. Di Maurco. Di Maurco, date un megafono a Di Mauro a fine del match. Di Muco. Vediamo anche il dottore adesso inquadrato là dietro, perfettamente in ordine. Lì sulla sua panchina a godersi lo spettacolo della Got League che è giunta nelle fasi finali, la semifinale per esattezza. 12° in corso e Riccardo Dose. Mamma sta mia. Procedendo. Sto verso... Riccardo! Riccardo! Dose ancora dose, una volta. Monumentale dose. Appena detto, perde palla ingenuamente. Allora Nicolas Leoni. Bravissimo. Un mastino. Che cazzo di fede. Un mastino. Mamma mia. Io Dose la palla per Sfera. Chiudi la lancio. Riccardo. Ma che ha fatto? Che giocatore. Ma che ha fatto Dose? Mauro dice, ma la do cacchio, e la palla la ritrova, la riprende, prova a sgasare con il mancino di Mauro per CR7. Ma non è che hanno tolto un uomo agli Oragon? Non, non, incredibile, Nidal,
Pensa al tiro, poi bravo. Arriva CR7, deve uscire anche il portiere, ancora CR7 con il destro. Finisce con il numero 6, non cambia niente. Altri tre minuti di imbarazzo. Di beh, Mauro, no, godiamoci, beh, no, infatti, vediamo. Godiamoci questa cosa, di consiglio alla regia di rimanere sul campo. 7-3 per i Blancos, Oregon che senza la loro stella non ha potuto fare letteralmente nulla. I Blancos quindi sono la prima finalista della Gold League Cup. Allora bro, siete in finale, com'è stata questa semifinale? Stava bella, dai, è andata bene. Grazie a Cristiano Ronaldo. Col sosia di Cristiano Ronaldo. Cioè, sinceramente siamo stati anche fortunati ad arrivare secondi alla fine, perché onestamente diciamo che era la squadra più fattibile, secondo me, tra le quattro che sono salite. Certo. Quindi ci è anche andato bene con il sorteggio, con la classifica. Adesso vediamo se è la finale, quella importante da vincere. Stavi per fare un gol incredibile in rovesciata. Di quanto è uscita che non ho visto? Di poco, di pochissimo. Ma che gol del presidente! Detto questo, come arrivi in finale? Cercherai lo sprint finale, direi tutto te stesso e trovare anche il gol, magari vittoria. Facciamo un applauso al Brest per la gioca più brutta del torneo. Di sicuro non eravamo i favoriti, ma siamo comunque arrivati alla fine di questo percorso. Sappiamo benissimo che ci sono delle individualità più forti di noi, però noi siamo una squadra e forse a livello di gioco siamo i migliori. Quindi io credo in questa finale, siamo arrivati fino a qui, giochiamocela, diamo tutto e portiamo a casa questa cazzo di coppa. Ci vuole qualcosa di più, ragazzi. Chi vince? Blanco! Allora Fabio, è tempo di finale, è ora di affrontare i Red Lock, squadra con cui avete perso 3-1, tra l'altro loro assieme alla squadra di ZW che erano tra le favorite, cioè i Red Lock hanno sconfitto la squadra di ZW, gli Eternals, per 8-2 tipo. Sì, stamattina però era una sfida diversa, adesso è la finale, quindi... Darai qualcosina in più nonostante... Che tutti daremo di più, stessa cosa anche per loro, quindi è da vedere, sicuramente sarà una bella partita. Darai il massimo. Però il massimo per quello che posso fare, ovviamente non sono ancora al 100%. Il vincitore. Ma non era fanculo. Il vincitore di nuovo, ci diciamo. Ma non era fanculo. Complimenti al Massimo per aver vinto la finale. Grazie Massimo. Le parole adesso non sono importanti, il calcio lo è, quindi diamo il benvenuto per la finale un'altra volta a Red Lock e Blancos. Stanno studiando. Sì, si stanno studiando ed è bello anche vedere come hanno preparato, perché adesso iniziano a essere tante le partite giocate da tutti, quindi si conoscono. Oh! È approvato Nidal, 5 stelle, linea di laterale Alberto Occhi, palla intelligentissima, attenzione, il pallone dentro, bang! Ancora lui! Bang, 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 bang! Ragazzi. Prova però a riorganizzarsi un po' i Blancos e ne ha bisogno. Vaula, eccolo qua, il numero 2 richiamato dal presidente, mette sì, una palla così. Sensazionale, oh mio Dio, che mamma palla, mamma mia, che palla di Paola per Di Mauro che si è fatta anticipare da Instakeeper. Ragazzi, queste qua li vedono in due persone in Italia, Di Maria e Vaula. Di Maria, che tra l'altro non c'è più, quindi solo Vaula in Italia in questo momento. Anche vicini al 30° in live, perché siamo a 28.008 in diretta, con il pallone per Vaula, il numero 2 dei Blancos, che ha dimostrato di essere in palla in questa finale, soprannominato dal Pancio l'Angel Di Maria. Ma ha mai dato una palla banale, Vaula? No, no, ha fatto veramente... Attenzione, Dosse! Mamma mia Riccardo! E c'è stata la deviazione, corner per i Blancos. Come disegnerà questa traiettoria ad uscire per CR7? Bravo Zacchigno qua. Oh, grazie. Bravo in fase difensiva. Il fine primo tempo, duplice fischio dell'arbitro. Jorkic, no, non è Jorkic. Vediamo il lancio del
bancio 3. Attenzione, siamo già dalla parte opposta con Citterio e adesso, sbagliano anche adesso. Qua. Attenzione, Bangal sembra stanchissimo e non riesce a ritornare, sì, ma però sono più stanchi i Blancos che non riescono a salire. Prova il numero 10, grande mamma finta, mia Dose, grande finta di Dose che va contro Abe. Quello non è uno qualunque, è un duello fantastico. L'avevamo chiamato prima della partita, Dose stremato. I Blancos a venire su sull'auto di sinistra con Nidal per Di Mauro. E questa grande era una cruciura. Grande, grandissima occasione. Parte il cross di Di Mauro che riesce comunque in qualche modo a far arrivare il pallone a Dose. Non è mai una cattiva idea. Abe lo allontana, sempre il numero 10 con lo scavetto. E qua è uscita un po' la stanchezza perché lasciano completamente libero Bangal di andare contro Sergei. Bangal, Sergei, qua monumentale perché è andato di lettura. No. È andato di lettura, l'ha letto nella mente. Siamo già dalla parte opposta con Di Mauro. Il Blancos, il numero 9, 5 stelle, Nidal, poi Di Mauro, da lì può inventare. Attenzione, doppio passo, parte la bomba di Di Mauro, la respinta con il corpo di Alex Price Albertocchi. Vediamo il giro palla orizzontale tra Alex e Citterio. Il pallone dentro in profondità per Bangal. E Bangal! L'MVP! Che prova ad andare in avanti con grande giocata del numero 10. Parte il cross arretrato, chiedo calcio di rigore, calcio di rigore, come farebbe CR7 contro il stakeeper. Va, va il numero 7, c'è! E la mette, vamo, vamo ancora, zoom, ma come King Gash, ma cos'è? Ma cos'è? Ma come King Gash? 4 contro 4, signori. Partita di calcetto in un campo a 5. Attenzione. In un campo a 7. Ultimi secondi di questa finale. Adesso non presta nessuno, non dai, presta ragazzi, nessuno. Tutti, tutti. E allora Instakeeper ha provato una traccia difficilissima, poi bisogna non voltare, ci crede abbastanza. Blancos CR7. Bello. Attenzione Bangal. Bello. Attenzione Bangal. Attenzione Bangal. Il re del Mozambico, l'ha aperta e l'ha chiusa la partita. Allarga per Di Mauro con il mancino, pensa al tiro, non riescono a farlo tirare, ragazzi. Posso dire meritata. Eccolo qua, e game finisce. Over. Il Red Lock sono campioni della Cot League, battono 3-1 i Blancos. A te Pancio. L'emozione. Allora com'è stata, bro? Com'è stata vissuta dal campo questa partita? Nessuno ce la faceva più, ovviamente in sette contati fare 5 partite così. Hai qualche rimpianto per questa partita? No, i rimpianti no, perché davvero, cioè, non ce la facciamo più, io in primis sono distrutto, sono veramente a pezzi e niente, ovviamente non potevo chiedere di più a me stesso, neanche ai miei compagni, perché come detto prima in sette è davvero difficile, loro invece avevano tutti i cambi, poi come detto ha fatto la differenza a Bangal, quindi niente. Dai, detto questo, ci si rivede a settembre, sempre con i Blancos. Speriamo, dai, speriamo. Allora ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto. Come sempre vi ricordo di mettere mi piace, commentare, iscrivervi, attivare la campanella e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!